Saluto quanti sono qui convenuti in onore dell'istituito Museo o Antiquarium di Ruvo del Monte. Il 6 agosto 2000, non senza una certa emozione, ne inaugurai l'apertura come sindaco di questa comunità. Presenziarono la cerimonia la dottoressa Rosanna Ciriello, direttrice del Museo Nazionale di Melfi, numerose figure istituzionali della regione e della provincia e altrettanti ruvesi fieri come me di poter fruire in loco di una realtà, quella museale, che i paesi vicini non avevano e non hanno. Il dottor Armando Tita, sociologo ruvese in pensione, con il supporto dell'amministrazione comunale attuale, dell'assessore alla cultura Raffaele Mira, di Peppino Santovenna, si è fatto promotore di quest'altra cerimonia per ricordare, come si è detto, il ventennale del Museo Civico di Ruvo, dedicato, lo sappiamo, al professor Michele Di Napoli, non più in mezzo a noi dall'aprile 1995. Nativo della vicina Calitri, visse a Ruvo buona parte della sua vita mettendovi su famiglia e formandone tante generazioni, la mia compresa. Legato al paese per vincoli familiari e lavorativi, scrisse in merito l'opera dal titolo Studi storici sul Ruvo del Monte, inerenti le sue origini antiche, testimoniate dai non pochi reperti in esso rinvenuti. L'Antiquarium di Ruvo accoglie ed espone quelli della collezione Don Gugliotta, nostro parroco, risalenti, secondo gli addetti ai lavori, al VII-V secolo a.C., periodo di massimo splendore per il sito arcaico di Ruvo, così come si può leggere nell'opera che egli stesso ha scritto dal titolo Ruvo del Monte, un sito arcaico nel vulture meffese in Basilicata. Nell'autunno 1976 la collezione fu esposta al pubblico la prima volta in alcuni locali di Viale della Repubblica e di lì trasferita nel Museo Nazionale di Melfi dopo il sisma dell'80 per motivi di sicurezza. L'esposizione fu curata dalla sezione locale del Gruppo Archeologico Lucano, la cui nascita rese ufficiale l'attività di ricerca nel territorio di Ruvo con gli interventi della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Basilicata. Le campagne di scavo da essa operate portarono alla luce una quantità considerevole di materiale archeologico del V o IV secolo a.C., custodito nel Museo Nazionale di Melfi, non avendo Ruvo un ambiente atto a contenerlo. Auguriamoci possa disporne un giorno per mettere insieme i reperti già noti con altri da rinvenire nel suo territorio dichiarato zona archeologica nella sua interezza. L'allestimento di una sede museale fu uno degli obiettivi del programma elettorale che i miei collaboratori ed io ci prefiggemmo di raggiungere, se eletti, in quanto candidati delle amministrative degli anni 1999-2004. Inconcepibile per noi che delle centinaia di reperti rinvenuti per caso sul suolo o fatti emergere dal sottosuolo di Ruvo neppure una parte dovesse ritornarvi. Per fortuna ciò avvenne con la collezione Don Gugliotta, dopo gli adempimenti di un iter burocratico avviato alla fine degli anni 70 e conclusosi alla fine degli anni 90, un anno dopo l'inizio del nostro mandato e con il superamento di non poche difficoltà, grazie anche all'interessamento dell'onorevole Giampaolo D'Andrea, lucano, allora sottosegretario ai beni culturali, al quale ci eravamo rivolti per sollecitare l'autorizzazione all'apertura del museo, richiesta dalla Soprintendenza archeologica, autorizzazione che avvenne nel settembre 1999. A partire da questa data ci si è attivati per reperire le somme necessarie all'allestimento, attingendo ai fondi del bilancio comunale, ai contributi richiesti alla Regione Basilicata, all'amministrazione provinciale e alla Banca Mediterranea, è stato possibile realizzare la pitturazione dei locali museo e l'illuminazione delle teche, la verniciatura delle vetrinette, la fornitura di depliant,
manifesti, inviti, targhe e segnaletica, l'inserimento di una pagina turistica di Ruo nella guida Potenza Matera City Network Business pubblicata a fine agosto 2000. Nel marzo 2000 una petizione popolare richiese la titolazione del museo alla memoria del professor Michele Di Napoli, che il Consiglio Comunale nel maggio 2000 fece propria approvando all'unanimità la proposta. Una volta realizzato, il museo stupì non poco e non pochi, per cui molti vennero a visitarlo. Stupirono i suoi reperti, nel cui ritrovamento si trovarono coinvolti alcuni giovani ruvesi, ora con qualche anno in più. Sono, come si è detto, Antonio Gallucci, Giuseppe Ferrieri, Giuseppe Santomenne e Nicola Suozzi, insieme con il professor Michele Di Napoli, don Gerardo Gugliotta, Armando Tite e Mario Ciampa, assessore comunale alla cultura all'epoca dell'apertura del museo, diedero vita alla sezione locale del gruppo archeologico lucano già citato, sensibilizzando la sovrintendenza ai beni archeologici della Basilicata nei riguardi di un sito, quello di Ruvo, naturalmente annoverato tra i più importanti di Basilicata. Di questo sito si è parlato in vari convegni internazionali, il che non può che onorare i ruvesi e la loro antica terra, meritevole di essere ancora esplorata. Grazie.